Un saluto a tutti gli sportivi di Sport a Chilometri Zero Basket. Questa sera sono veramente contento di avere con me Andrea Spinello, neo capo allenatore di Virtus Siena. Insomma, siamo contenti, ringraziamo la società, il presidente Bruttini, Gabriele Voltolini, sempre molto molto disponibile nei nostri confronti. Insomma, Andrea, benvenuto a questa tua prima intervista a Sport a Chilometri Zero Basket. Andrea, grande responsabilità sicuramente, ma soprattutto grande, grande fiducia da parte del team della Virtus, del presidente Bruttini, che ripone nel tuo lavoro con i giovani e nasce un incarico di capo allenatore. Facci qualche commento. Ciao Massimo, buonasera, buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Sì, come hai detto te, tutto è nato dal lavoro svolto con i giovani. Abbiamo passato 4 anni intensi, 4 anni ricchi di soddisfazioni e c'è il rammarico che quest'anno non abbiamo potuto finire il campionato. Avevamo già vinto il campionato in Toscana, aspettavamo di giocare la seconda fase, ma poi tutti sappiamo com'è andata. Da questo strano periodo è nata questa opportunità che mi sta dando la mia società di diventare il capo allenatore della prima squadra. Quindi, oltre ai miei ragazzi che ho già ringraziato, ringrazio ancora una volta tutta la società che ha reso possibile, che mi ha dato questa opportunità. E spero di sfruttarla al meglio. Come hai detto te, la responsabilità è tanta, ma cercherò di mettercela tutta come ho fatto sempre con i miei ragazzi. Mi ha molto colpito, ascoltando le tue interviste nel canale di Virtus Siena, ma anche nei media specializzati in basket, mi ha commentato molto l'espressione che tu hai usato, per cui noi siamo molto molto d'accordo con te, dove dici dobbiamo aspettare, dare tempo ai nostri giovani di sbagliare. Noi siamo d'accordo. Come, Andrea, applicherai questo con la tua squadra? Sono d'accordo con te, le conferme di Giulio Bartoletti e René Ndour sono importantissime e perfettamente in linea con quelle che sono le caratteristiche della nostra società, che sono quelle di cercare di dare spazio ai nostri giovani del settore giovanile. Oltre a questo, io sono un allenatore che arriva dal settore giovanile e che crede che sia molto importante lavorare con i giovani per cercare un giorno di dargli una possibilità. Andrea, l'anno scorso abbiamo seguito tantissimo il campionato di C-Gold, lo sai, e siamo stati veramente attenti, specialmente nelle classifiche, nelle statistiche. È certo che Federico Casoni, giocatore importante, miglior rimbalzista, ecco, la Virtus ha perso Federico Casoni, ma dalla sua ha un Ndour molto maturato, ha fatto un grande, secondo me, un grande campionato insieme a Bartoletti, come giovane, e poi ha inserito Nicolò Lazzari e Berardi, e poi c'è Olleia sotto le plance. Appunto, perdendo Casoni, con questi giovani e questa attività sotto canestro, pensi di aver perso qualcosa oppure sei fiducioso? Com'è la situazione sotto le plance? Sì, è vero, la partenza di Federico abbiamo perso il miglior rimbalzista del campionato, ma oltre a quello abbiamo perso un ragazzo che in questo anno e mezzo ha dato tanto per la nostra maglia, un ragazzo corretto, un ragazzo che si impegna molto, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. È rimasto invece René Ndour, che era un punto di riferimento del nostro campionato, dello scorso campionato, è un ragazzo che sta crescendo molto anno dopo anno e io vorrei diventasse il punto di riferimento della nostra squadra. Abbiamo aggiunto Niccolò Lazzari, un ragazzo che rispetto a René conosco un po' meno, con il quale inizieremo a lavorare da martedì, ma comunque un ragazzo che arriva con numeri importanti che ci fanno ben sperare. L'ultimo arrivato è Guido Berardi. Guido Berardi ha fatto molto del nostro percorso di settore giovanile, dal mini basket in avanti, poi ha fatto esperienze fuori che gli hanno permesso di crescere ancora. Quindi
rientra secondo me nel discorso che facevamo prima, cioè gli dobbiamo dar tempo di sbagliare e di crescere. Vanno a completare comunque il reparto dei lunghi, Gianmarco Leia, che non ha bisogno sicuramente della mia presentazione, e Lorenzo Buovo. Sì, mi chiedi se mi danno garanzie, è un reparto che mi dà molte garanzie. Certamente, coach Griccioli, quando hai detto di coach Griccioli, sì, quando lui era il mio allenatore, ilarmente e scherzosamente mi teneva in panca. Oggi la sua esperienza, il suo grande carisma, la sua professionalità sono a servizio di un progetto di cui tu sei copilota. E allora che tipo di sensazioni hai, che tipo di aspettative? Insomma, veramente una cosa molto molto importante. Ho detto che Giulio mi teneva in panca, ma ho anche aggiunto poi che Giulio ha allenato in Serie A per tanti anni, io invece sono finito a giocare negli amatori, quindi credo che avesse ragione lui. Al di là delle battute, ringrazio anche per questo la società, perché mi mette al fianco una persona come Giulio, che ha fatto esperienze importanti, che ben sapete. Io cercherò di portare avanti sempre la mia idea, consapevole di avere accanto un punto di riferimento come Giulio, che credo che saprà consigliarmi sempre nel migliore dei modi e quindi anche aiutarmi. Io sono molto felice e contento di poter lavorare al suo fianco tutto l'anno. Parliamo ancora di giovani, Andrea. Secondo noi Bartoletti l'anno scorso e Endur sono stati due giovani che hanno fatto veramente due conferme, che hanno indotto appunto la società a insistere in questo progetto e allungare la filiera inserendo altri giovani a rimorchio di questi due insieme al nucleo storico. Insomma, questa linea è una linea che da sempre contraddistingue la Virtus. Vuoi parlarci di questi giovani? Sì, sono d'accordo con te. Le conferme di Giulio Bartoletti e René Ndur sono importantissime e perfettamente in linea con quelle che sono le caratteristiche della nostra società, che sono quelle di cercare di dare spazio ai nostri giovani del settore giovanile. Oltre a questo, io sono un allenatore che arriva dal settore giovanile e che crede che sia molto importante lavorare con i giovani per cercare un giorno di dargli una possibilità. Andrea, non possiamo fare a meno di parlare dello spirito Virtus, vogliamo chiamarlo così, sì, il rifacimento del parquet, della palestra, distingue i tifosi, gli estimatori, appunto i simpatizzanti, perché veramente è nato un grande movimento che supporta appunto la squadra, il team, la società. Questa è una grande iniziativa che crea distintività non solo in Toscana, ma anche in Italia. Insomma, esiste veramente questo spirito Virtus? Ce ne vuoi parlare? Sì, guarda, poco tempo fa mi avevano chiesto che cos'era per me la Virtus e avevo risposto che per me la Virtus è una grande famiglia. E questa cosa si è dimostrata con questa iniziativa, con questa raccolta fondi per il parquet, dove siamo arrivati a dei risultati che nessuno si aspettava, con cifre importanti. Sono arrivate donazioni da chi frequenta tutti i giorni, giornalmente, la Virtus, ma anche dei simpatizzanti sparsi per l'Italia e anche da delle persone più anziane che hanno a cuore il destino della Virtus. Siamo e la società sono tutti contenti per questo risultato e la raccolta fondi continua, perché ci sono ancora persone che stanno continuando a donare qualcosa per questa iniziativa. Olleia, Nepi, Leonardon, Bianchi, Imbro, insomma il nucleo storico della squadra della Virtus. Dove hai parlato di giovani, è giusto che tu ci dica qualche cosa anche su questi che sono dei veri campioni e che hanno fatto sì che l'anno scorso questa squadra appunto navigasse sempre in alta classifica, e quest'anno con l'integrazione dei nuovi sarà sicuramente una squadra che potrà dir la sua nel corso del campionato. Sì, abbiamo parlato dei giovani
ma dobbiamo necessariamente parlare del nostro nucleo storico, che è formato da Gianmarco Lea, da Alessandro Nepi, da Simone Nardon, da Gerlando Imbrò e dal nostro capitano Federico Bianchi. Dei ragazzi che hanno dato tanto per questa maglia, continuano a dare tanto, nonostante gli impegni lavorativi che sono sempre più assidui. E dei ragazzi che sono abituati a vincere, che hanno già all'attivo due promozioni. Prima mi hai chiesto, hai parlato di garanzie, loro di garanzie me ne danno tante, tante perché sono le fondamenta e la spina dorsale della nostra squadra. Allora, siamo giunti alla fine, Andrea, della nostra intervista. Innanzitutto ti ringraziamo, ringraziamo la società, ringraziamo Gabriele Voltolini della grande disponibilità che ci ha dimostrato. Insomma, vorremmo che tu salutassi i numerosissimi sportivi della Virtus e tutti gli sportivi di Sport a chilometri zero basket e ti auguriamo, e come auguriamo a tutti, buon Un basket. saluto a tutti i tifosi della Virtus, un saluto a tutti i tifosi di Chilometro Zero, con la speranza di rivedersi presto sui campi. E grazie ancora per l'intervista, un saluto a tutti e buona Dai, 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 dai! Tiro di Kenneth.